Qual è il messaggio che parte da questa sera in questa 3 giorni di Io ci sto? Il messaggio sicuramente è quello di speranza, è quello di informazione e fare un'informazione che sia alla portata di tutti, dai più giovani ai meno giovani e soprattutto toccando diverse tematiche trasversali che vanno dall'archeologia appunto alla migrazione con la visione di Io Capitano, alla serialità con il giovane Berlusconi di domani, ma anche toccando e vedendo le nostre tradizioni grazie alla prima calabrese di Lux Santa, un prodotto totalmente locale, totalmente nostro, fatto da un regista di Crotone che è Matteo Russo, e quindi cerchiamo di portare sempre dei prodotti, io ci sto, cerca di portare sempre i prodotti locali che rendano nel territorio e soprattutto le eccellenze del territorio. Da quando mi trovo in Calabria per motivi di lavoro ho incontrato tantissime realtà di questo genere, non rimango stupita di queste eccellenze perché È la costante che ritrovo praticamente ovunque vada in Calabria. Il cambiamento forse si fa fatica a vederlo perché ci siete dentro fino al collo, quindi lo state vivendo ogni giorno, non è qualcosa che state strutturando perché poi arrivi, lo state vivendo già. Nel corso del talk l'invito da parte sua ai giovani a prendere in mano ciò che gli si sta offrendo attraverso Antica Croton. Sì, credo che sia la cosa fondamentale di questo progetto, cioè non può essere una cosa soltanto di valorizzazione urbanistica di un territorio. Senza che i giovani se ne appropriino non si fa niente. Il passaggio fondamentale è che i giovani si interessino a quello che accade in questo momento nel territorio. Il progetto Antica Croton è una delle cose più importanti che sta avvenendo in questo territorio. L'opportunità gliela daremo noi attraverso l'Urban Center, attraverso un lavoro che faremo anche con le scuole, e l'importante è che loro aderiscano, che vengano, che si vengano ad informare, e noi li aiuteremo a capire che cosa sta accadendo e li spingeremo verso una possibilità di trovare una professionalità nel futuro. Antica Croton e i progettisti, coloro che poi dovranno realizzare questo progetto, hanno un compito importante, proprio cercare di tessere come davvero qualcuno che si metta con ago e filo a risarcire delle parti squarciate o costruire, proprio realizzare una nuova stoffa, mettere insieme. E questa è un'operazione importante, questo progetto speriamo che abbia questa valenza, questa capacità, mettere insieme tutto quello che apparentemente è scollegato. È difficile trovare dei posti dove esporre l'arte crotonese, in modo particolare degli artisti crotonesi. Però diciamo che già è questo posto, che è una cosa storica per Crotone, no? È un fiore all'occhiello per i crotonesi perché parla del passato, è già qualcosa di magico, secondo me, è spettacolare. Vedere questi quadri in questo ambiente è bellissimo proprio.